Ma in Veneto è passato un tornado 2 settimane dopo dichiarato lo stato d'emergenza. Si pensa alla ricostruzione della riviera del Brenta. RDS, il governatore Luca Zaia fa il punto della situazione. Lo scenario è quello di una totale devastazione che è riconducibile ai danni di un terremoto. 92 feriti, un morto, oltre 500 abitazioni devastate, delle quali almeno 100 da demolire, oltre 300 auto da rottamare. E fermi di imprese e molti danni ancora. E i danni ammontano a circa 100 milioni di euro, abbiamo dichiarato lo stato d'emergenza sia come regione che come governo, oggi ovviamente ci aspettiamo l'aiuto del governo, perché è un aiuto fondamentale.